Da lunedì probabilmente, da quello che si dice, riaprirà tutto, o quasi. Fra lunedì e giovedì riapriranno tutte le attività nel rispetto delle regole che si sono fissate. Dal 3 giugno sì, sarà possibile anche gli spostamenti interregionali e anche internazionali all'interno della UE. Quindi il messaggio che noi volevamo lanciare stamattina è questo: noi abbassiamo la guardia. Cioè, tutto questo non significa liberi tutti. Dobbiamo continuare a mantenere l'attenzione molto alta, e questo è il nostro ruolo come Ordine dei Medici, invitare tutti, dalle istituzioni ai cittadini e ovviamente ai colleghi medici, a mantenere alta l'attenzione. Volevo, come abbiamo detto prima, insomma, anche l'incontro di oggi è capitato, come dire, a cavallo di due eventi importanti: la riapertura lunedì di quasi tutte le strutture, cioè tutti i record vengono fatti in quello stadio, e anche il record di tamponi molecolari, cioè non test rapidi. Sono state tamponate quasi 3.000 persone in due giornate, e questo lo si deve ovviamente all'interazione fra il sindaco Mastella, che è intervenuto moltissimo, ha voluto fortemente, erano settimane che lui stava lavorando su questo progetto, con la collaborazione dell'ASL, ovviamente, perché il progetto si inserisce all'interno del quadro di screening regionale, col supporto assoluto e totale dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, che ha messo a disposizione mezzi, e poi, diciamo, anche col contributo molto importante dell'Ordine dei Medici, che ha contribuito con la presenza di 11 colleghi che hanno presidiato e fatto anche attivamente, non solo presidiare, ma anche attivamente collaborare all'attività di screening, con la collaborazione poi dei colleghi infermieri della Croce Rossa. Insomma, c'è stato veramente una fusione di intenti, di istituzioni, che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.